Ciao, allora, per questo trucco mi sono ispirata a... non è solamente una foto, perché è un trucco che lei porta spesso. Blake Lively, molto carina, attrice, bionda, molto molto bella. Lei di solito, ho visto che porta spesso questi colori, color pesca, con il punto luce all'interno dell'occhio, sempre sull'angolo interno dell'occhio, sempre parecchio evidenziato. In diversi trucchi che ho visto, tipo questo qui, sperando che non ci sia il riflesso, questo qui al centro, anche qui si nota parecchio. Questo punto luce, angolo interno, sempre messo ben in evidenza. Qua la foto non è chiarissima, però anche qui. Ma che foto orrenda, proprio brutta questa ragazza. Non si può guardare. Per questo trucco il 90% dei prodotti che ho usato sono tutti low cost. Ho usato questa palettina per il trucco occhi, questo, anche questo elf per le labbra. Molto carino questo lip gloss. Non mi piace tantissimo questa palettina, però tengo sempre in considerazione il fatto che costa davvero poco. Quindi devo sempre prendere in considerazione quello, credo che sia fondamentale, perché è normale, se una palettina mi costa 3 dollari, non mi aspetto le stesse cose che mi aspetto quando acquisto una palettina che me ne costa 40. Comunque, li vedrete durante il tutorial e molto probabilmente inserirò anche le review più dettagliate con le foto sul blog, in modo che possa essere più scendere nei dettagli e far vedere bene i colori. E questa magliettina, dato che in passato, nei video passati mi avete chiesto della magliettina, non questa, quindi ve lo dico subito. Questa è Forever 21, l'ho pagata intorno ai 14 dollari, l'ho presa in negozio, lo ripeto, a me piace tantissimo perché riesco a trovare sempre delle cose carine che costano davvero poco. Ed è tutto, quindi vi lascio il tutorial, spero che vi piaccia e vediamo cosa ho combinato. Comincio applicando il colore più chiaro della palettina sull'angolo interno, lo applico usando questo pennellino a penna, lo vado ad applicare sull'angolo interno e cambio pennellino, prendo un pennellino tradizionale per ombretto e lo applico anche sull'arcano sopraccigliare. Adesso, sempre con lo stesso colore, ritorno al pennellino con pennellino a penna, lo vado ad applicare praticamente su tutta la palpebra inferiore, da angolo ad angolo. Adesso cambio pennellino, utilizzo un pennellino da sfumatura e vado a prendere il color rame, che è questo, e lo vado ad applicare dalla piega dell'occhio e lo sfumo verso l'arcata sopraccigliare. Riprendo il pennellino per ombretto e sulla palpebra mobile applico il color oro.
Utilizzo un pennellino angolato, che è quello che io di solito utilizzo per applicare l'eyeliner in gel oppure per riempire le sopracciglia, e vado a delineare leggermente l'occhio, sia la palpebra superiore che la palpebra inferiore, con il colore più scuro della palettina. Nella foto lei ha questo punto luce, l'angolo interno davvero shimmer, molto evidenziato proprio da tantissima luce, da tantissima luce allo sguardo. Quindi utilizzo questo ombretto super super shimmer e lo vado ad applicare angolo interno, come vedete. Ho già fatto sull'altro occhio, quindi angolo interno, leggermente lo vado a sfumare sulla. Utilizzo il pennellino che trova all'interno dell'ombretto. Lo vado a sfumare leggermente sulla palpebra mobile e poi lo applico anche qui. Faccio la stessa cosa sulla palpebra inferiore. Lo sfumo bene fino più o meno fino a metà palpebra. Sulla palpebra superiore vado a tracciare una linea molto leggera di eyeliner. Questo eyeliner, questo colore mi piace tantissimo, mi piace davvero tanto. È un marrone, si chiama Coffee, vero? Dramatic, no, Extreme Coffee. Sì, un marrone molto scuro, leggermente con questo effetto brillante, davvero molto 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 carino, e credo che sia uno di questi colori che va benissimo per le ragazze more, è scuro abbastanza, ma va davvero molto bene, trovo che sia bellissimo, un bellissimo colore anche con i capelli biondi, quindi con una carnagione anche più chiara. Quindi applico questo, una linea molto leggera sulla palpebra superiore, mentre sulla rima interna applico una matita, anche questa si chiama Coffee, Black Coffee, anche questo marrone scuro, applico questa matita Clinique. Adesso come blush io vado a utilizzare la palettone NARS, la palettona NARS, e utilizzo Orgasm, che è, non voglio che ci sia il riflesso, vediamo, questo qui, ecco, questo, no, no, questo qui, questo è Super Orgasm, e vado ad applicare questo è più glitterato rispetto a Orgasm, che è il tradizionale bestseller blush della NARS, e quindi non è
necessario avere questo blush in particolar modo. Potete utilizzare un blush, per questo trucco io opterei per un blush pesca, un bel pesca. Comunque in giro ce ne sono davvero tantissimi, tantissime marche, soprattutto in questo periodo escono con dei blush, dei bei blush pesca che dorano tantissimo e danno questo aspetto sano e durano tanto anche a diversi tipi di carnagioni. Questo è il risultato finale, come al solito spero che vi sia piaciuto, di nuovo un trucco molto primaverile, estivo, con dei colori molto portabili e comunque un trucco secondo me portabile sia durante il giorno che di sera per le ragazze più chiare ma anche per le ragazze più scure, questi colori stanno bene anche con un'abbronzatura, magari non evidenzierei tantissimo, userei magari un colore un po' più beige sull'angolo interno, ma comunque il resto dei colori sicuramente valorizza anche le ragazze più scure. E come al solito, spero che vi sia piaciuto e niente, un bacio grande. Ciao!